Salve ragazzi, benvenuti alla piattaforma di Eduino. Io sono Cristina, professoressa di italiano al liceo di Ocri e oggi vi presento questa video lezione in italiano sulle attività scolastiche quotidiane. Ecco, questo è il titolo. E che cosa dovete imparare oggi dopo aver visto questo video? Quali sono gli obiettivi di apprendimento? Conoscere e saper descrivere le attività scolastiche che si svolgono quotidianamente nella scuola con l'utilizzo di verbi, parole ed espressioni relative ad esse. Vediamo all'inizio che cos'è la scuola. Se io vi faccio questa domanda, voi sicuramente mi potete rispondere subito. Ecco, la scuola è questo edificio in cui si tengono lezioni, no? Però dovete sapere anche la definizione, diciamo, su quello che rappresenta la scuola. La scuola è un'istituzione educativa, questo è importante, che ha il compito di trasmettere alle giovani generazioni gli elementi fondamentali di una civiltà, di una cultura o di avviare al possesso di una data disciplina o alla pratica di una determinata professione. Ecco, questa è una definizione sulla scuola. Vediamo come si dice di solito con la parola scuola, quali sono i verbi che si associano? Diciamo subito, andare a scuola. Ecco, per esempio, i ragazzi vanno a scuola ogni giorno. Roberto ieri non è andato a scuola. E invece di usare il verbo andare, potete usare anche il verbo frequentare, per esempio frequentare una scuola, che in questo caso è sinonimo. Maria frequenta il liceo linguistico. Mio figlio ha frequentato il liceo scientifico. Si dice anche frequentare le lezioni di lingua italiana, frequentare le lezioni di matematica. Se notate qua, questi termini, liceo linguistico, liceo scientifico, sono tipi di licei linguistico-scientifico. Esistono anche liceo classico, liceo umanistico, liceo artistico. Dipende da quello che si studia, quali sono le materie principali che si studiano in un certo tipo di liceo. Ecco che cosa si studia a scuola. Qua davanti a voi avete un orario di lezioni settimanale. Vedete subito di sopra sono scritti i 5 giorni della settimana in cui andiamo a scuola: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì. Diciamo che a scuola si va dal lunedì al venerdì. E poi vedete geografia, storia, per esempio informatica. Sono materie scolastiche, quello che si studia. Per esempio, questa lezione oggi che io vi presento è la lingua italiana. E spesso sentite questa domanda: qual è la tua materia scolastica preferita? Di solito si chiede. E possiamo rispondere, per esempio, italiano. Io spero che l'italiano è la vostra materia scolastica preferita. Oppure potete rispondere la mia materia scolastica preferita è fisica, chimica, eccetera. Ecco, importante qua sapere che si tratta di materie scolastiche comprese nell'orario di lezione settimanale. Vediamo quali sono i protagonisti delle attività scolastiche. Da una parte c'è il personale docente e dall'altra sono gli studenti. Il personale docente è composto dai professori, vedete, da una parte professore forma maschile singolare, professoressa forma femminile singolare, diciamo che fanno parte del personale docente. Per esempio, Laura è professoressa di italiano. Dall'altra parte abbiamo gli studenti, vedete, studentessa o studente, la forma femminile, la forma maschile. E ecco in una frase, Sara e Gino sono studenti al liceo. Vediamo cosa facciamo a scuola, cosa fa il personale docente, cioè cosa fanno i professori e che cosa fanno gli studenti.
I professori di solito insegnano il verbo insegnare, per esempio nella frase il prof. Carlucci insegna matematica. Ieri la prof. Rossi ci ha insegnato l'analisi grammaticale. Vedete il verbo insegnare. E questo il prof, la prof, praticamente l'abbreviazione, la forma abbreviata per dire il professore o la professoressa. D'altra parte, ecco, se i professori insegnano, cosa fanno gli studenti dall'altra parte? Gli studenti studiano, imparano e apprendono. Questi tre verbi, studiare, imparare, apprendere, di solito sono associati agli studenti. Per esempio, gli studenti imparano la lingua italiana. A scuola abbiamo studiato il teorema di Pitagora. Quando inizia una lezione a scuola? Vediamo sempre all'inizio cosa fa il professore o la professoressa e che cosa fanno gli studenti. Vediamo. La professoressa all'inizio fa l'appello in classe. Cosa significa? Quando chiede Angiolini e lo studente risponde presente. Bernardi, assente, oggi non viene a scuola. Allora, che cosa significa questo fare l'appello? La professoressa segna se gli studenti sono presenti alla lezione o non sono presenti. E dove scrive le presenze e le assenze? Nel registro di classe, che è un documento che serve a segnare le assenze e i voti degli studenti. E vedete qua che nel registro di classe non si segnano solo le assenze, ma anche i voti. Vediamo, durante la lezione cosa fa il professore o la professoressa? Spiega, scrive sulla lavagna, ecco questa è una lavagna, fa degli esempi, fa domande agli studenti. Questo è importante per capire se gli studenti hanno capito o no quello che dice. Poi risponde alle domande degli studenti. Se per esempio qualcosa non è chiaro o gli studenti chiedono una spiegazione e la professoressa gli spiega. E alla fine della lezione assegna dei compiti a casa. Dice dovete scrivere quali sono le vostre attività scolastiche quotidiane, dovete imparare a memoria una certa poesia, eccetera. Adesso vediamo cosa fanno gli studenti durante le lezioni. Seguono la lezione, ascoltano, prendono appunti o scrivono, e di solito dove scrivono? Nei quaderni, ecco, prendono appunti o scrivono. Fanno domande al professore o alla professoressa se qualcosa non è chiaro e alla fine rispondono alle domande del professore e della professoressa, quello che viene chiesto da loro. Durante la lezione vediamo come si può lavorare. Si può lavorare individualmente, ecco, questo si chiama lavoro individuale, oppure molto spesso nelle scuole medie superiori si lavora anche di gruppo, lavoro di gruppo o cooperativo. Di solito questo lavoro di gruppo che cosa comprende? Discussioni, gli studenti discutono, fanno dei progetti, ecco, oppure fanno delle ricerche. Per esempio, per fare il progetto di biologia dobbiamo lavorare in un gruppo di 4. Verifiche e compiti in classe. Anche questa è una parte importante delle attività scolastiche quotidiane. Vediamo che cosa significa questa verifica. È il momento di controllo della validità del lavoro didattico svolto dal professore che si realizza mediante prove scritte, orali, pratiche, eccetera. Praticamente quando il professore vuole vedere se gli studenti hanno studiato, qual è il loro livello di apprendimento.
Per esempio, vedete, fare compito in classe, cosa significa? Qualcuno vi dice, domani dobbiamo fare test di fisica. Si fa una prova scritta o si fa test, e di solito questo è un lavoro individuale, per cui poi voi prendete dei voti, no? E a scuola potete avere anche delle interrogazioni. In questo caso, vedete, la professoressa chiede: Roberto, parlami della Divina Commedia. Anche per le interrogazioni orali, gli studenti prendono dei voti. Ecco, una prova orale o interrogazione. I voti, ecco, abbiamo visto anche precedentemente. Per esempio, nell'interrogazione di storia ho preso un ottimo voto. Se si studia, di solito si prende un buon voto, ma se non si studia, per esempio, io non avevo studiato e ho preso un pessimo voto, in questo caso si dice prendere un brutto voto. Si studia? Vediamo. Questa è un'aula, un ambiente che voi conoscete, ecco, anche se adesso le lezioni si fanno a distanza. Per esempio, gli studenti seguono la lezione di storia nell'aula e poi nell'ambito della scuola ci sono anche altri spazi, diciamo, per esempio come laboratorio di chimica, di biologia, si chiamano laboratori di scienze naturali. Per esempio, nel laboratorio di chimica si fanno degli esperimenti. Quali sono altri locali nell'ambito della scuola? Vedete, questa è una palestra. Le lezioni di educazione fisica si tengono in palestra. E che cosa si fa nella palestra? Si fa la ginnastica, si fa lo sport, per esempio. Nelle scuole spesso ci sono anche dei laboratori d'arte e di musica dove gli studenti disegnano e suonano qualche strumento musicale. È importante imparare anche questi termini, laboratori d'arte e di musica. E a scuola si fa anche, cosa si fa quando c'è la ricreazione o l'intervallo, che è una pausa tra 2 ore consecutive di lezione? Vedete, questo è un corridoio in cui gli studenti durante gli intervalli possono incontrare gli amici delle altre classi. Nel corridoio possono chiacchierare, possono fare amicizia, possono parlare al cellulare. Ecco, anche questo diciamo si fa durante gli intervalli a scuola. E vediamo adesso se avete capito, se avete imparato qualcosa da questo video. C'è un esercizio. Scegli la risposta esatta. Allora, qua avete 5 domande relative a quelle che abbiamo visto. Voi potete a questo punto potete fermare il video, leggere le domande, leggere le risposte e poi procedere alle risposte in questo video. Vediamo. L'atto di essere presente alle lezioni. Frequentare, poi è il posto dove si fa ginnastica, la palestra. 3. È una materia scolastica, da quelle proposte chimica. 4. All'inizio di ogni lezione il professore fa l'appello. E alla fine, 5. Oggi pomeriggio devo studiare l'inglese perché domani abbiamo un compito di classe. Va bene, noi siamo arrivati alla fine di questa video lezione. Io vi ringrazio per la vostra attenzione.